scusate, facciamo la foto di rito, no? Per l'Open Day, vi ringraziamo per essere venuti e ci tenevo a dirvi che ovviamente questo è un Open Day, quindi vi abbiamo fatto vedere delle tecniche, è uno spaccato del crack, però in realtà c'è molto altro dietro, c'è agire sulla autostima della donna, il fatto di sentirsi sicura, è un percorso che va fatto, non è certo un Open Day che io esco di qua e mi sorprendo, assolutamente non è questo il messaggio che dobbiamo dare. Il nostro messaggio è quello di non permettere a nessuno di farti del male. Cammina per strada sicura, tranquilla, anche in casa, se ci sono delle situazioni un po' particolari, parlatene con qualcuno, cioè adesso grazie a Dio ci sono gli assistenti sociali, insomma, ci sono tante situazioni dove si può parlare. Non aspettate di, vabbè, mi so difendere, oppure non mi so difendere, però continuo a subire. Non mi trovo, spesso e volentieri lo abbiamo sentito, e sono caduta dalle scale. E oppure, e vabbè, ma mio marito non voleva. Oppure il mio fidanzato, ma sai, il mio fidanzato, cioè attenzione anche agli aspetti, io mi ricollego ai miei fidanzatini, no? Quel modo morboso e ossessivo, cioè la gelosia ossessiva non è una cosa buona. Attenzione, attenzione ai genitori che vedono, attenzione ai vostri figli a che cosa vedono, i filmati di tutto e di più che ci sono su internet, maledetto internet, che fanno vedere le bravate. Certo. Allora, mi unisco e seguo la discorso Gianni ricordando le cose. La società sociale di Putignano ha aperto un centro di violenza che di fatto insiste nel comune di Luci, però noi comunque, come Fede Cramaga, siamo a disposizione per qualsiasi tipo di supporto, sia che sia quello tecnico dei nostri istituti, che penso meriti un applauso perché sono stati veramente... Noi possiamo comunque garantirvi l'anonimato, poi c'è anche un supporto psicologico, legale, c'è un intero staff dietro di noi, non presente oggi, ma disponibile per qualsiasi cosa. Ricordate, la violenza è un fatto che non deve esistere. Noi persone noi siamo, non si lascia, non esiste altro. Quindi adesso ringrazio anche gli sponsor che ci hanno permesso di... Vi ringraziamo per la pazienza dedicata alla domenica. Grazie a voi.